12 ottobre 1492. Dopo 33 giorni di navigazione, le tre caravelle guidate da Cristoforo Colombo toccano una terra che viene da lui ribattezzata San Salvador. L'esploratore genovese crede di essere giunto nell'Asia descritta da Marco Polo nel Milione, ma è in errore, poiché in realtà ha scoperto un nuovo mondo. Erano le 2 di notte del 12 ottobre. Dal castello di Prua, Rodrigo di Triano annunciò finalmente che la terra era in vista. All'alba comparvero le coste di San Salvador. Si vedevano uomini e donne. Colombo discese a terra. Rodrigo d'Escovado, notaio di tutta la flotta, scrivete. E voi, Rodrigo di Segovia, testimoniate. Io prendo possesso di quest'isola in nome del re e della regina, miei signori. Ma fisso nell'idea che il continente fosse ormai vicino, proseguì presto verso ovest, scoprendo Cuba il 28 ottobre. Peraltro non vi prese terra, preferendo avviarsi prima alla volta di Haiti, che battezzò Hispaniola. Era il 6 dicembre quando approdò in questo stesso punto, almeno così vuole la tradizione. Come sapete, la popolazione dell'isola di Haiti, dopo essersi sottratta nel secolo scorso alla dominazione francese e spagnola, ha dato via a due unità politiche distinte, la Repubblica di Haiti e la Repubblica di San Domingo. La Repubblica di San Domingo, di cui vi diamo una breve visione cinematografica, è delle due repubbliche quella che vanta maggiori legami col primo viaggio di Colombo. Difatti San Domingo, la capitale, è la prima città fondata nel Nuovo Mondo dopo il viaggio del navigatore genovese. La sua nascita risale al 1496 e fu opera di Bartolomeo Colombo. Essa si innalza ancora sulla riva occidentale del fiume Ozama. San Domingo fu la prima sede vescovile del cattolicesimo in America. Ecco i resti del vecchio palazzo, dal quale non è retorico dire che si irradiò la nuova civiltà. La tradizione vuole poi che nella stessa cattedrale, ora sul teleschermo, si conservino in un'urna di bronzo le vere spoglie di Cristoforo Colombo. Abbiamo detto che è la tradizione a volere ciò perché alcune città si disputano il privilegio di conservare i resti mortali del navigatore genovese.